La regione Toscana entra nella Fondazione Versiliana nonostante il buco in bilancio accertato di 840.000 euro. L'ente fondato da Comune Banca Versilia Lunigiana Garfagnana va avanti e rilancia al via gli incontri al caffè. Stabilimenti balneari nel mirino dei ladri, raid la notte scorsa a Marina di Pietrasanta, al bagno 90° minuto, portato via il registratore di cassa, al bagno Sorriso, colpo sventato grazie all'allarme. Possenti racconta l'Orlando Furioso, presentata a Lucca la mostra che da sabato 16 luglio sarà allestita nella fortezza di Montalfonso a Castelnuovo Garfagnana. Il mito Vasco in mostra al Real Collegio di Lucca, inaugurata la grande esposizione di foto e cimeli della rockstar. Lo sport, l'atletica, il tallone di Jacobs, Rio più lontana, solo 11° l'atleta della Virtus Lucca nella finale europea di salto in lungo con 7,59. Un problema al tallone del piede di stacco gli ha impedito di lottare per il podio. L'Italo Hockey difende il titolo europeo dopo il periodo di intensa preparazione. A Forte dei Marmi la nazionale italiana del CT Massimo Mariotti è volata in Portogallo dove difenderà l'oro continentale. Bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi, dunque in primo piano la cultura, il futuro della Fondazione Versiliana alle prese con gravi problemi di bilancio, problemi che però non fermano l'attività dell'ente fondato dal Comune e dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana grazie all'entrata, e questa è davvero una notizia importante, della Regione Toscana nel Consiglio di Amministrazione. Tutti i dettagli nel servizio curato da Federico Conti. Nonostante il maxi debito da 840.000 euro, tra i più pesanti nella sua storia, la Fondazione Versiliana va avanti e allarga la base societaria, grazie all'ingresso della Regione Toscana, che dopo il salvataggio della Fondazione Carnevale di Viareggio e del Pucciniano, prende per mano anche il Festival di Marina di Pietrasanta, giunto alla sua 37esima edizione. La tentazione di chiudere la Fondazione è stata forte, confessa il presidente Piero Di Lorenzo, di fronte all'intero Consiglio di Gestione, che adesso attende l'ok dei revisori dei conti al bilancio 2015 in profondo rosso. Il Comune di Pietrasanta e la BCC, soci fondatori, faranno la loro parte per ripianare i conti. Il Consiglio Comunale ha già dato l'ok al trasferimento dell'ex foresteria nel patrimonio della Versiliana. La banca verserà altri 160.000 euro e poi la Regione, che a breve sarà il terzo socio, con un contributo stabile. Si parla di circa 300.000 euro. Il presidente Enrico Rossi nominerà un consigliere di fiducia nel CDA. Io penso che con la collaborazione ormai acclarata dell'amministrazione e della banca, che sono i soci fondatori della Fondazione Versiliana, si possa arrivare a pagare i fornitori del 2014 e del 2015 che ancora aspettano il saldo di quello che hanno fornito, e nello stesso tempo creare i presupposti per mantenere e per rinvigorire il brand della Versiliana. Noi siamo qua a decidere di tornare ad investire per il futuro della cultura della Toscana, dell'Italia e del territorio della Versilia. La Versiliana riparte con entusiasmo, tutti coloro i quali l'hanno frequentata la ritroveranno sempre più vincente, brillante. Partono intanto gli incontri al caffè, presentato per il momento solo il cartellone di luglio. 70 ospiti, di cui solo 15 politici, tra cui i ministri Roberta Pinotti ed Enrico Costa. Pochi personaggi TV e nessun conduttore dei talk show. È stato rinnovato tra la Camera di Commercio di Lucca e la Prefettura il protocollo d'intesa per la legalità, grazie al quale le forze dell'ordine possono accedere e utilizzare particolari forme di interrogazione delle banche dati camerali per fini investigativi. La prima sottoscrizione era avvenuta nel 2013, il nuovo protocollo si è arricchito di nuovi contenuti. Vedete in questa foto proprio la firma tra il presidente della Camera di Commercio di Lucca, Giorgio Bartoli, e il prefetto Giovanna Cagliostro. Torniamo in Versilia per parlare di cronaca e di un raid dei ladri a Marina di Pietrasanta.
È la terza volta che i gnoti prendono di mira il bagno 90° minuto alle Focette. L'ultima in ordine di tempo è stata la notte fra giovedì e venerdì, quando è stata forzata la sala cinesca del bagno da parte di malviventi, che sono rimasti anche feriti, tanto che per terra sono rimaste macchie di sangue. È stato portato via il fondo cassa e attrezzi vari all'interno del bar. Uno dei titolari, Giuliano Livi, racconta quanto accaduto. Mi sono accorto che sono entrati qui di fronte, poi sono andati allo stabilimento balneare accanto, dove abbiamo rintracciato appunto il registratore di cassa, e lì c'era tutte tracce di sangue, si devono essere anche feriti per portarci via quello. Al che ho chiamato subito le forze dell'ordine, le quali sono arrivate e hanno fatto tutti gli accertamenti del caso, e compreso il rilievo delle impronte, e si spera che appunto ci diano una mano, perché i furti sono sempre più frequenti. Ogni anno ci siamo bersaglio, ci timbrano sempre con qualcosa. Quest'anno diciamo siamo stati fortunati, perché perlomeno al di là del registratore di cassa non ci hanno fatto danni materiali agli avvolgibili, e quello già è già un vantaggio. Il registratore di cassa va ricomprato, e quindi il danno insomma e quello è abbastanza ingente, e c'era circa come gli ho detto, un 300 euro di spiccioli che teniamo lì sperando che poi non facciano ulteriori danni. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia del commissariato di Forte dei Marmi per le indagini di rito. Un tentativo di furto c'è stato anche al bagno Sorriso, ma l'entrata in funzione del sistema di allarme ha messo in fuga i ladri. Rimaniamo ancora sulla costa, perché la puntata di questa settimana dell'Ancora, l'editoriale di Sergio Talenti, è dedicato alla sicurezza in mare. È iniziata la stagione estiva e nel primo fine settimana di questo mese sono state già salvate 8 persone tra l'Idrica Maiore e Marina di Pietrasanta, e 2 tra Viareggio e Torre del Lago. Allarme dunque rosso per i vacanzieri, soprattutto quelli stranieri che frequentano le spiagge libere e che spesso sono disinformati. E questo è il punto, perché chi deve dare l'allerta non lo fa più. E spesso la salvezza di vite umane è affidata semplicemente al soccorso di volontari quando ci sono. Questo è accaduto anche domenica scorsa in almeno 3 casi giudicati seri, quando bagnini di bagni contigui sono intervenuti a salvare persone. E lo stato della lunga spiaggia libera dell'oasi della Lecciona parla chiaro ed è emblematico. Un'oasi che ospita fauna e flora rare lasciate allo sbando, con personale di vigilanza che prima c'era e adesso non c'è più, come non ci sono più raccolatori di rifiuti e anche cartelli di segnalazione di rischio. Ora è evidente che in queste condizioni le prime vittime sono bagnanti che non conoscono bene i rischi di un mare che nasconde buche e correnti pericolose vicino a riva. La risposta istituzionale? Difficoltà di bilancio, niente di più. E adesso spazio alla cultura, una mostra che verrà inaugurata sabato prossimo, il 16 luglio, nella fortezza di Montalfonso. È in programma sabato 16 luglio nella fortezza di Montalfonso l'inaugurazione della mostra di Antonio Possenti, Altrove e altri luoghi, occasioni e suggestioni dell'Orlando Furioso, organizzata dal Comune di Castelnuovo nell'ambito delle celebrazioni per il cinquecentenario della prima edizione del capolavoro di Ludovico Ariosto. Siamo molto soddisfatti che Possenti si sia misurato con l'Orlando Furioso, è un'occasione importante, è una celebrazione dei 500° appunto di questa opera, e nello stesso tempo questa iniziativa si colloca nell'ambito di una promozione del territorio che stiamo portando avanti, legato al progetto Terra Estensi, che viene coordinato dal MIBACT, cioè dal Ministero dei Beni Culturali, e che coinvolge anche Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Quindi una grande opportunità nazionale, noi partiamo alla grande con questa mostra di Possenti. L'evento è stato presentato nelle sale della provincia, che figura tra gli enti promotori. Antonio Possenti è da sempre, nelle sue opere, in colloquio con i protagonisti e i luoghi della letteratura, e in questa occasione presenterà una inedita galleria di personaggi arioteschi tratta dalla sua personalissima lettura del Furioso.
da Orlando ad Angelica, da Rinaldo a Sacripante, a Stolfo, Marfisa, Gradasso, inserendo nella lista anche il brigante Moro. Grande antagonista del governatore Ariosto nella Garfagnana del Cinquecento ed alcune tavole dedicate in particolare al rapporto fra Ariosto e la Garfagnana. Appuntamento in questo sabato in piazza Felice Orsi a Porcari con Estate con il Carnovale Porcarese, l'Oratorio Il Campanile, l'Associazione di Promozione Sociale della Comunità Pastorale di Porcari, Rughi Padule, organizzatore della storica manifestazione invernale, propone per la prima volta appunto la versione estiva del Carnovale Porcarese che quest'anno è giunto alla 37esima edizione. Si comincia appunto alle 17 sulla piazza, per il divertimento e la gioia dei piccoli sfileranno i famosi carri e poi tante occasioni di divertimento. E adesso ancora per parlare di cultura, una mostra inaugurata a Lucca dedicata a Vasco Rossi. Vivere l'emozione di un live di Vasco Rossi e conoscere da vicino la famosa rockstar è oggi possibile per tutti i visitatori di Vasco la Mostra, esposizione allestita al Real Collegio, che raccoglie centinaia di foto, rarità e memorabilia, attraverso i quali è possibile ripercorrere per intero la carriera dell'artista dal 1977 ad oggi. 500 scatti d'autore, tra fotografie storiche, iconografiche e inedite, e alcune ore di filmati che mostrano concerti, interviste e rarità. È possibile passare in pochi passi ad aree in cui la storia del Blasco la si rivive in prima persona, attraverso le proiezioni di foto 3D su maxi schermo, ai video dei suoi live più famosi, l'interazione con il backstage delle copertine che trasporterà i visitatori nel set di Sono Innocente, l'ascolto di Vasco DJ a Punto Radio negli anni 70 e l'app mobile della mostra con cui si attivano aree nascoste e si possono approfondire i contenuti. Vera e propria chicca della mostra è la sezione dedicata al Livecom 016, il tour della rockstar appena concluso allo Stadio Olimpico di Roma. Attraverso gli scatti e i video inediti dei quattro concerti e osservando da vicino l'abito di scena indossato da Vasco durante il concerto. Manca ancora qualche settimana, però la tappa di avvicinamento, il conto alla rovescia, come si suol dire, è già cominciato verso le conversazioni napoleoniche. Matrimoni, guerre ed economia al tempo di Napoleone ed Elisa sono i grandi temi al centro della 10ª edizione delle conversazioni napoleoniche, appuntamento estivo che da 9 edizioni caratterizza l'agosto culturale lucchese. L'evento si svolge nell'ambito del progetto Da Parigi a Lucca, il gusto di vivere al tempo di Napoleone ed Elisa, ideato da Roberta Martinelli con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione di Livorno. Quello che c'è, diciamo, che inizia un percorso che ci avvicinerà al bicentenario dell'arrivo di Maria Luisa di Borbone a Lucca, che venne nel dicembre del 1817. Quindi la prima delle conversazioni è dedicata a questo personaggio, che a Lucca è un personaggio abbastanza sconosciuto per quanto riguarda la vita privata fino al 1817. Si continua poi martedì 23 con Peter X della Foundation Napoleon di Parigi, che racconterà i disegni e le trame economiche e politiche di Napoleone, primo console, alle prese con le casse vuote dello Stato. E poi mercoledì 24 agosto Pier Dario Marzi, che tornerà sul Napoleone generale e sulle sue guerre attraverso l'analisi di alcune spezzoni di pellicole cinematografiche note e meno note. Da una manifestazione culturale all'altra, a Bolgamozzano ha preso il via il teatro di Verzura con un amato protagonista della letteratura per bambini, ovvero Geronimo Stilton. Anche quest'anno, come avviene da 10 anni, ha preso il via a Bolgamozzano il celebre teatro di Verzura. In attesa di parlare di filosofia, economia, letteratura, satira, la prima serata è stata dedicata ai più piccoli, con la partecipazione di Geronimo Stilton. Tanti piccoli fan che hanno partecipato anche attivamente allo spettacolo del topo scrittore, vero fenomeno editoriale che dall'Italia si è imposto nel mondo. I suoi libri, tradotti in 45 lingue, hanno venduto più di 30 milioni di copie soltanto nel nostro paese, oltre 115 milioni in tutto il mondo.
con Geronimo Stilton abbiamo dato il via alla 10ª edizione del Teatro di Verzura, un calendario ricchissimo di eventi, di ospiti importanti. Spazieremo dalla politica alla filosofia, alla cultura, all'arte, alla musica, per coinvolgere tutte le persone e fare in modo che l'estate borghigiana sia più attrattiva che mai. Si guarda in alto, molto in alto, nel prossimo appuntamento. Martedì 12 luglio con Amedeo Balbi si parlerà di stelle. Anche quest'anno alcuni incontri del Teatro di Verzura verranno ripresi e trasmessi su Noi TV. È tutto per la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi la linea alla pagina sportiva.